La cattedrale di San Zeno, a Pistoia, si affaccia su una delle più belle piazze d'Italia ed è uno scrigno di tesori. Purtroppo durante la mia visita era solo parzialmente visitabile. La chiesa risale probabilmente ai primi decenni del XII secolo. Nel 1298 l'edificio subì alcuni danni dovuti ad un terremoto e nel 1336 circa venne sistemata sulla facciata la statua di San Zeno Vescovo, opera di Jacopo di Mazzeo. Alla sinistra si trova il campanile, alto più di 66 metri, nato come torre di guardia longobarda abbellita nel 1301 da Giovanni Pisano. Sulla cima si possono notare i merli a coda di rondine, simbolo dell'antica fede ghibellina della città. La cattedrale presenta una facciata in stile romanico sul modello di altre chiese presenti nella città costruite alla stessa epoca. Sulle due estremità della cuspide della facciata sono poste le due statue marmoree dei santi patroni, San Zeno e San Jacopo, un tempo collocate nel loggiato. Alla splendida facciata in stile romanico fu aggiunto nel XIV secolo il portico, completato nel 1505 quando Andrea della Robbia realizzò l'archivolto invetriato del portale centrale e la lunetta in terracotta con la Madonna col bambino per il portale sottostante.
La tomba del vescovo Federico Alamanni, del 1776, opera di autore ignoto. A sinistra dell'ingresso centrale è posto il fonte battesimale del 1497. È circondata da un'edicola al cui interno è scolpito il battesimo di Cristo. Ai lati si trovano la nascita di San Giovanni Battista, predicazione nel deserto, danza di Salomè e decollazione. La statua di Papa Leone XI, al secolo Alessandro de' Medici, vescovo di Pistoia nel 1573. Eseguita da autore ignoto nel 1618. Il monumento al cardinale Niccolò Forteguerri, commissionato ad Andrea del Verrocchio dal Consiglio Generale di Pistoia nel 1473. Dopo la morte del Verrocchio, Lorenzo Lotti viene incaricato di terminare il monumento e gli scolpisce la statua della Carità. Successivamente, nel 1753, viene realizzata da Gaetano Masoni l'incorniciatura del monumento, la cassa con il busto del defunto e i due geni con le fiaccole rovesciate.
Sopra l'ingresso centrale è l'affresco della lunetta del portale che rappresenta San Zeno, di autore ignoto del XIII secolo. L'altare argenteo di San Jacopo, attualmente conservato nella cappella detta del Crocifisso o del Giudizio, fu realizzato fra il 1287 e il 1456 da alcuni degli orafi più valenti del tempo. Fu consacrato nel 1399 e decorato in argento su tutti i lati. Sepolcrale del poeta Cino Sinibuldi da Pistoia del 1337, attribuito ad Agostino di Giovanni.